Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Il reddito e l'invalidità, la questione dell'ISE, un vero e proprio caos si è scatenato nel nostro paese, ci sono state le sentenze, l'ultima di pochi giorni fa, questa sera ne parleremo, perché l'indennità di accompagnamento, secondo un provvedimento varato dal governo, doveva in qualche modo fare reddito, in realtà non può far reddito, è quanto ha stabilito pochi giorni fa il Consiglio di Stato, ma parleremo perché è un problema che riguarda davvero tantissime persone, milioni di persone nel nostro paese, poi vedremo in che modo, e qualcuno di voi ci ha scritto in maniera molto puntuale, appena dopo la sentenza del Consiglio di Stato di pochi giorni fa, e ci ha mandato una lettera in redazione. Buonasera! Melania. Buonasera a te Giuseppe, un saluto ai nostri telespettatori. Esatto, di qualche giorno fa la lettera che è arrivata in redazione, io vi ricordo che potete scriverci, noi siamo a Roma in via Aurelia 796. Cari amici di Attenti al Lupo, ci scrive Margherita, si è parlato di vittoria delle famiglie dei disabili solo perché, giustamente, il Consiglio di Stato ha riconosciuto come illegittimo l'inserimento dell'assegno di invalidità nel reddito rilevante ai fini dell'ISE. Vittoria, ma che vittoria sarebbe? Centinaia di invalidi e disabili non possono ancora accedere alle agevolazioni che spetterebbero loro di diritto e inoltre i tempi della politica e della burocrazia sono biblici e nulla ancora per noi è cambiato. Possiamo fare qualcosa per richiedere il ricalcolo o l'immediata applicazione della sentenza? Politica ed enti coinvolti, come pensano di risolvere la cosa? Questi allora sono i dubbi che ci pone Margherita di Alessandria, se li condividete, se siete nella sua stessa situazione, scriveteci e cominciate a partecipare attivamente, noi siamo in diretta e il nostro numero verde è 800 508 990. Insomma, si è creata una grande confusione. Ad essere penalizzati sono soprattutto le persone che hanno un'invalidità e che devono percepire questa indennità e anche altri aspetti che appunto li aiutano nella vita quotidiana. Buonasera ai nostri ospiti, buonasera Dino Giornetti, responsabile dell'area ISE CAF della CISL. Buonasera. Buonasera al direttore generale dell'ANMIL, Sandro Giovannelli. Buonasera, buonasera direttore. Allora, io partirei da Giornetti perché la lettera insomma è abbastanza chiara, pone una serie di domande, ma innanzitutto l'ISE, quante sono le persone che usufruiscono di questo ISE e quante sono quelle che erano implicate in questa vicenda, cioè le persone che hanno delle disabilità, delle invalidità? Gli ISE prodotti nel 2015 sono circa 4.500.000, quindi 4.500.000 famiglie in Italia hanno elaborato la dichiarazione ISE. Mediamente, la media è stabile negli ultimi anni, il 20-25% delle ISE elaborate hanno un disabile all'interno del proprio nucleo familiare. Che cos'è l'ISE? Spieghiamo ai nostri telespettatori perché è importante questa parola che ora è diventata fondamentale nella vita delle famiglie, di tantissime famiglie, di milioni di famiglie del nostro paese. L'ISE è l'acronimo proprio di Indicatore Situazione Economica Equivalente, è un misuratore della ricchezza o quindi dello stato economico della famiglia e ad oggi tutta la normativa, quindi tutte le leggi portano ad erogare in base alla situazione economica, quindi in base all'ISE, le prestazioni quando si intende dare un'agevolazione collegabile alla verifica economica. Ecco, agevolazioni di vario tipo, ne possiamo elencare qualcuna? Le agevolazioni principali vanno da social card, gli assegni erogati dai comuni per la maternità, per i nuclei familiari numerosi, il bonus gas e il bonus elettrico, queste sono le prestazioni nazionali, ma il grande uso dell'ISE è soprattutto sulle prestazioni a carattere locale, gli asili nido, le mense, i trasporti, la quindi totalità. È una fotografia dello stato economico di una famiglia fondamentale. Allora, parliamo ora delle persone che hanno un problema, un'invalidità. Che cosa è accaduto? Il governo, il precedente governo Letta, poi è stato però emanato dal governo del Premier Renzi, ha deciso tutte quelle indennità di accompagnamento, altre insomma indennità che vengono date alle persone che hanno una disabilità o sono persone invalide, vengono considerate come reddito e quindi molti avrebbero perso o hanno perso questa opportunità. E così? E poi qual è stato il percorso successivo? Lo chiedo al direttore dell'ANMIL. Beh sì, è esattamente così, anche se il provvedimento nasce, diciamo, la pietra dello scandalo è il cosiddetto decreto Salva Italia, varato dal governo Monti in 15 giorni all'indomani della questione lì sullo spread, quando si doveva rimettere a posto il paese, è stato inserito in quel decreto legge detto Salva Italia una norma che diceva che ai fini della misurazione del reddito equivalente, cioè alla fine dell'ISE, andavano inseriti tutti i redditi anche se non esenti da imposizione fiscale. Questo poteva quindi essere, chi rientrava e chi rientrerebbe? Poteva essere interpretato in molti modi, ripeto,
uno dei modi è stato quello di inserire questo tipo di redditi, cioè l'assegno d'accompagnamento, gli assegni di invalidità civile, le rendite erogate dall'INAIL agli infortunati sul lavoro, tutte prestazioni che, pur avendo un carattere, nel caso dell'INAIL e delle rendite per gli infortunati sul lavoro, un carattere prettamente risarcitorio, nel caso degli assegni d'accompagno, degli assegni di invalidità civile, sono, come posso dire, un sostegno che però è legato alla disabilità, che in qualche modo compensa quello che è lo stato di disabilità, aiuta la persona a fare fronte alle esigenze della vita. Inserendo questa cosa dentro l'ISEE, sostanzialmente, come si diceva prima, quando devo accedere a una prestazione sociale, mi fa inserire, quindi ha un asilo nido, le tasse, il pagamento delle tasse universitarie. Venivo escluso, perché insomma lievitava il mio reddito e in qualche modo rischiavo l'esclusione. Sono state per la verità introdotte anche delle franchigie che in qualche modo riequilibravano un po' questo inserimento, ma questo non valeva in tutti i casi sono molti, quindi molti sono rimasti fuori da queste prestazioni ingiustamente. Che cosa è successo? È successo che per parte nostra come AMIL da subito abbiamo detto che mettere queste prestazioni all'interno di questa misurazione reddituale non ha senso, perché è come dare con una mano una cosa e con l'altra toglierla di nuovo attraverso il pagamento di maggiori importi per prestazioni sociali. La questione c'è stata è una avanti, prima sentenza, una sentenza del TAR che ha dato ragione un po' a tutte, possiamo dire, tutte le persone, perché al di là delle associazioni stiamo parlando di persone, di famiglie, certo, che hanno un disabile, che hanno una persona invalida, che hanno dei problemi enormi. E allora arriveremo alle sentenze, ma prima diciamo a Melania di indicare ai nostri telespettatori l'opportunità di chiamarci per fare le domande. Assolutamente, potete fare le vostre domande attraverso il nostro numero verde, che vi ricordo è 800 508 990, gratuito anche per i cellulari, qualora doveste trovare occupato. Lasciate pure il vostro messaggio, la vostra domanda in segreteria e poi provvederemo noi a rivolgere ai nostri ospiti in studio. Email attentiallupo@tv2000.it e ovviamente i social, siamo attivi anche questa sera su Facebook e Twitter, basta cercare il nome Attenti al Lupo. Direttore, sentenza del TAR che in qualche modo dice al governo avete sbagliato. Certamente, dice al governo sostanzialmente che la questione di principio era risolta, nel senso che quelle prestazioni non possono essere in nessun caso assimilabili. Quando c'è stata la sentenza del TAR? La sentenza è stata a febbraio dello scorso anno. Febbraio. Ma che cosa è accaduto dopo? E lo chiedo all'altro nostro ospite. Il governo ha deciso di andare avanti e di presentare un ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato definitivamente ha espresso il suo giudizio il 29 febbraio, quindi alcuni giorni fa, dando ragione o confermando la sentenza del TAR che dava ragione alle associazioni rappresentanti dei disabili nel non dover considerare un reddito in natura risarcitoria o compensativa alla stregua di un reddito di un'altra tipologia di reddito. Pertanto impone di modificare il decreto istitutivo dell'ISE nella parte in cui definisce il reddito, di non dover più inserire questa tipologia quindi di reddito. Quindi non fanno più reddito, ad esempio l'indennità di accompagnamento non fa più reddito. Questa è la sentenza definitiva, Consiglio di Stato, direttore, o c'è il rischio che qualcuno si svegli domani mattina e cambi la normativa? Perché qui poi c'è una situazione di caos totale e lo analizzeremo tra poco, stiamo facendo un percorso per arrivare poi alla situazione attuale. È una sentenza finale secondo lei? Ma secondo noi non è proprio finale, noi ci auguriamo che sia finale, ma degli spazi potrebbero esserci ancora, cioè nel nostro paese c'è sempre un terzo grado di giudizio, è sempre ammesso, quindi si potrebbe anche passare, il governo potrebbe decidere, e ci auguriamo veramente di no, di passare anche a livello successivo alla Cassazione e portare avanti questa assurda battaglia, questo che lascia questo braccio di ferro che ormai dura da cittadini oltre un scoperti. Anno, al centro di questo braccio di ferro ci stanno le persone, le famiglie, i disabili, gli invalidi, le persone che hanno grandi difficoltà. Chiedo a Giornetti che cosa è accaduto in questo periodo, perché insomma c'è una sentenza del Consiglio di Stato, in questo anno le persone hanno dovuto fare un ISE in base alla legge, ed ora che c'è stata la decisione del Consiglio di Stato, voi come vi comportate quando vengono ai vostri sportelli? Ad oggi, dopo aver assistito, perché noi come CAF chiaramente assistiamo gratuitamente tutte le famiglie che hanno la disabilità e anche che devono produrre l'ISE, chiaramente già da prima c'era la sensazione che queste famiglie avessero
difficoltà a dichiarare un reddito che reputavano non disponibile. Però voi dovevate rispettare la legge, però noi dovevamo normativa. Rispettare la legge. Tra l'altro la novità principale dell'ISA attuale è che la stragrande maggioranza di questi redditi venivano direttamente inseriti dall'INPS, che è gestore quindi dell'invalidità, quindi come da norma questo reddito non veniva autocertificato ma veniva inserito direttamente da INPS. Per sbloccare il tutto che cosa bisogna attendere? L'intervento dell'INPS basta perché finora non si è pronunciato o serve proprio un provvedimento da parte dell'esecutivo, del governo? Non pensiamo che possa bastare una decisione dell'INPS in quanto ente, solo che va a inserire tali redditi da disposizione legislativa, anche perché collegabile a questo reddito la sentenza porta anche in discussione le franchigie. Come ha detto precedentemente, il governo aveva sì inserito questi redditi, ma aveva dato delle franchigie per neutralizzarle in alcune funzioni. Quindi, oltre alla modifica del reddito, dovrà anche essere modificato l'effetto delle franchigie, perché non inserendolo, avendo la franchigia, si otterrebbe un ISE molto ridotto. E quindi siamo in attesa dal governo di capire. Oggi le famiglie italiane devono ancora dichiarare. Prima di dare la parola a Melania, con le mail che ci stanno arrivando, risultato finale. Che se io domani mattina, io che ho una disabilità, sono un invalido, ho delle difficoltà, vado a una qualsiasi struttura, un CAF o anche un'altra struttura, domani mattina, nonostante ci sia stata una sentenza del TAR, anzi più sentenze del TAR, una sentenza del Consiglio di Stato pochi giorni fa che ha detto quella mia indennità di accompagnamento non deve far reddito, se vengo a una struttura voi dovete applicare la norma che è ancora quella vecchia e quindi dovete in qualche modo considerarlo, applicarla e quindi io non posso, io persona che ho questa disabilità, non posso fruire di certi servizi, è così direttore? Beh, l'ISEE fondamentalmente è una dichiarazione sostitutiva, quindi è il soggetto, la persona che dichiara i propri redditi. È vero, come si diceva, che l'INPS inserisce in automatico alcune... Perché lì come funziona? Il CAF prende i documenti, trasmette all'INPS quello che deve trasmettere, l'INPS inserisce quelli che sono i redditi già in suo possesso e restituisce la dichiarazione. A quel punto il cittadino può decidere di modificare quella dichiarazione, perché la dichiarazione è del cittadino, non è dell'INPS. Cioè sono io, Sandro Giovannelli, che dichiaro il mio reddito. Quindi io posso già decidere in questo momento... di non inserire. È una scelta, è un rischio personale. È un rischio personale, allo stato attuale è un rischio personale, esattamente. Melania. Giuseppe, tante sono in realtà le telefonate, i messaggi di, vabbè, ovviamente di denuncia, c'è cioè chi dice che l'assistenza ai disabili dovrebbe essere riformata in toto, chi dice non ce la faccio ad arrivare a fine mese, ma in realtà in più lamentano il fatto che pur avendo diciamo, la disabilità del 100% a causa della reversibilità non percepiscono alcuna indennità. Questo è un problema comune ai nostri telespettatori. Giornetti, possiamo dare in qualche modo un'indicazione? Sì, l'indicazione è chiaramente la franchigia, come abbiamo detto, aumenta all'aumentare della disabilità. Quindi si arrivano nel caso di minori fino a una franchigia di 8.000 euro che pari a un'invalidità civile, quindi a un'indennità importante per neutralizzarlo. Però ad oggi la situazione critica è che la sentenza impone una modifica della norma e la norma necessita di tempi tecnici che variano tra i 4 e i 6 mesi per poterla poi applicare. Quindi questo periodo transitorio sarà, siamo in attesa di capire, siamo ma in mezzo oggi, al guado. Ad oggi non possiamo che continuare a operare nelle consuete usando modalità. Un termine, si naviga a vista, purtroppo però sì. Io lo ripeto, lo continuo a ripetere per tutta la trasmissione, lo ripeterò. Stiamo parlando di persone che hanno già dei problemi enormi da dover risolvere, se poi devono scontrarsi con questa macchina burocratica di sentenze, controsentenze, attese del governo che deve intervenire, davvero è un qualcosa di spesso insormontabile, è davvero, io direi anche per certi versi drammatico, perché insomma stiamo parlando di prestazioni fondamentali per la vita di queste persone che hanno delle disabilità. Ma abbiamo detto, una situazione di caos, ce lo testimonia anche l'intervista che abbiamo fatto al presidente nazionale del CAF, della UIL, Angileri. Vediamo che cosa ci ha detto su questo punto. Presidente, questa decisione del Consiglio di Stato ha disorientato anche voi che state in prima linea come centri di assistenza fiscale, perché insomma non sapete ora come comportarvi.
Sì, bene, siamo disorientati perché c'è una sentenza che cambia notevolmente quello che è stato il comportamento, diciamo, dell'istituto dell'INPS. Eravamo convinti già prima con le nostre organizzazioni sindacali, ma anche con le nostre strutture, che non andava messo quel reddito di quelle persone disabili. Abbiamo avuto ragione come organizzazioni nel passato a sostenere queste cose. Oggi però siamo dinanzi a una non scelta ancora da parte dell'istituto, perché non ha applicato quella che è stato il dispositivo della Corte Costituzionale, e quindi siamo in attesa di capire cosa succede. Abbiamo fatto una lettera, come stavo dicendo prima, all'INPS, proprio alle tre come consulta dei CAF, per chiedere qual è il comportamento che dobbiamo adottare alla luce proprio della sentenza. I CAF al centro sempre di tante polemiche, siete sempre più tirati da una parte e dall'altra, un ruolo che qualcuno vuole ridimensionare, ma siete in prima linea proprio a contatto diretto con i cittadini. Che senso ha e che ruolo può avere un CAF oggi sul territorio? Ma il ruolo del CAF è sempre quello, diciamo, che noi ci siamo ritagliati come spazio che ci riconoscono i cittadini che si rivolgono a noi. Se lei pensa che fra i 19 milioni di dichiarazione dei redditi che vengono presentati in Italia, appena 1.400.000 sono quelli che hanno utilizzato la precompilata, quindi lo strumento che ha messo a disposizione lo Stato, mentre 17.500.000 hanno continuato ad utilizzare i CAF, questa gliela dice lunga su quello che è il vero, diciamo, rapporto che oggi hanno le nostre strutture con i cittadini. Siamo pronti per una nuova battaglia vincente, che è la nuova battaglia fiscale, diciamo, la nuova dichiarazione del reddito, la nuova precompilata che uscirà di nuovo per il mese di aprile. Abbiamo le strutture pronte, non siamo preoccupati perché comunque la gente continua ad avere la serenità attraverso le nostre strutture. Queste le parole del presidente Angileri, che appunto ci ha raccontato la vicenda e dice anche che sono pronti gli uffici del CAF a svolgere questo ruolo in prima linea. Peraltro speriamo che, insomma, riusciranno a districarsi, perché se dovesse arrivare anche una decisione chiarificatrice nel campo della la vicenda degli invalidi proprio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, immagino il caos che si potrebbe creare agli uffici dei CAF, di tutti i CAF. Allora, abbiamo qualche telefonata, qualche mail, Melania? Sì, Giuseppe, abbiamo al telefono la signora Ersilia che ci chiama da Fermo. Pronto? Pronto? Buonasera, signora Ersilia. Buonasera. Prego. Allora, sono una malata di sclerosi multipla. Ho fatto la domanda di accompagno agosto, sono stata chiamata a visita a ottobre, poi non mi hanno fatto più sapere niente. Bene. Ci dice la sua testimonianza. Peraltro, ecco, insomma, direttore, insomma, ce ne sono tante di queste vicende, purtroppo i tempi spesso sono qualcosa di estremamente penalizzante per le persone che hanno problemi del genere. Ma guardi, lei ha perfettamente ragione quando dice che si parla di persone. Purtroppo i tempi sono talmente lunghi che i provvedimenti a volte arrivano quando le persone sono morte. La burocrazia... Dobbiamo essere un pochino più rapidi in queste cose. E allora dovremmo avere in collegamento Skype, lo ringraziamo, Gianfranco De Robertis, consulente legale dell'ANFAS, ANFAS Nazionale, un'altra delle associazioni in prima linea che ha fatto una vera e propria battaglia per dire questo provvedimento, questa decisione del governo non deve passare, quindi si è rivolto a prima al TAR e poi al Consiglio di Stato. Buonasera De Robertis. Buonasera, allora, un saluto a tutti. Allora De Robertis, secondo lei questa situazione, che è stata risolta con una decisione, mi sembra abbastanza chiara, lei è anche un legale, quindi una decisione chiara da parte di una sentenza, da parte del Consiglio di Stato, rischia di avere conseguenze ulteriori? C'è il governo che magari decide di appellarsi, di fare un'ultima istanza, oppure ci sarà un po' di chiarezza? Perché se no si va avanti così, come dicevamo prima, a naso, si naviga giorno per giorno con le persone in mezzo a questo mare tempestoso che non sanno a cosa aggrapparsi. Allora, buonasera a tutti, prima di tutto. Una precisazione doverosa, non eravamo tra i ricorrenti, chiariamolo, ed è giusto ricordare invece chi ha seguito questa battaglia fino in fondo anche a livello giudiziario. Noi lo abbiamo seguito su altri fronti, sia in audizione, sia con vari lanci comunicati stampa, quindi
ci tenevo a precisare questo prima di tutto, visto che mi aveva presentato sotto altre vesti. Ora, per entrare subito nel merito, sì, io faccio presente una cosa, che come chi ha detto bene, chi mi precedeva, è già da un anno che quegli SE sono illegittimi e già non oggi iniziano a fare danni. Hanno fatto danni per un anno, in quanto molte persone si sono visti rilasciare attestazioni SE alte e anzi, proprio per questo motivo, hanno desistito dall'accedere ad alcune prestazioni in cui avrebbero dovuto compartecipare in base al loro SE. Quindi noi abbiamo avuto un anno di danni alle famiglie per le persone con disabilità, dove non soltanto a volte sono state costrette a compartecipare al costo di queste prestazioni agevolate, ma altre volte addirittura hanno deciso, loro malgrado, di non richiederle neppure. Quindi avvocato, questa era una prima situazione. Ecco, avvocato, una seconda situazione. Prego, prego. Mi dica la seconda situazione e poi le pongo un'altra domanda. Cioè, la seconda situazione. Oggi noi abbiamo una definitiva decisione. Cioè, il Consiglio di Stato non si può rimettere in gioco a mio paese e su questo occorrono due interventi. Un primo intervento è l'intervento già richiesto nel corso di tutto l'anno. Il governo immediatamente deve rimettere mano all'ISEE, pure perché glielo aveva già detto il TAR, devi riesercitare la tua azione in maniera più coerente e in base alle indicazioni che ti sto dando io. Allora, siamo nella Repubblica Italiana. Avvocato, sfrutto la sua presenza come legale, proprio in base al discorso e al ragionamento che lei ha fatto. In un anno molte persone si sono viste tagliare da un punto di vista pratico dei servizi, dei benefici che potevano ottenere. È possibile in qualche modo far qualcosa? Oppure è passato quest'anno, così era la situazione, e bisogna andare avanti e sperare che questa vicenda si possa in qualche modo riallineare secondo le indicazioni che sono arrivate dal Consiglio di Stato e quindi, insomma, favorire le persone che hanno in famiglia un disabile o un invalido? Che si può fare per il passato? Proprio brevemente, se mi dice. Allora, per l'attuale e per il passato, per l'attuale immediata intimazione a dar seguito alle sentenze, non soltanto i soli ricorrenti, ma tutti. Io sono cittadino, oggi vado ad un CAF, effettivamente il CAF mi rilascerà quelli se, non possono far altro, applicano un calcoletto informatico, io inizio innanzitutto ad intimare questo. E tra l'altro molte, lo diceva il rappresentante dell'ANMI, molte prestazioni sono prestazioni erogate da comuni. Quindi io, anche come per esempio associazione, posso tranquillamente, anche in virtù anche della consultazione che io ho, andare a chiedere che almeno in questo periodo si temporeggi su alcuni calcoli rispetto ad alcune prestazioni locali. Primo, passato, molti già durante questo anno, quando hanno ottenuto l'ISEE, hanno dovuto presentarlo a quegli enti che erogavano prestazioni sociali agevolate, hanno avuto addirittura anche la accortezza di allegare la sentenza e di, onde evitare la cosiddetta acquiescenza, addirittura di fare espressa riserva di richiedere il ricalcolo dell'ISEE a posteriori. Oggi tra l'altro non posso richiederlo immediatamente il danno, anche perché non lo saprei quantificare neppure nella differenza tra quanto doveva essere e quanto è stato, perché il quanto doveva essere, appunto, deve essere fatto in base al nuovo ISEE attraverso un governo che intervenga a chiarire non soltanto l'aspetto della computabilità delle prestazioni che oggi non fanno più, tra virgolette, ricchezza, ma anche, come ben ricordava il responsabile del patronati, anche delle franchigie, perché qui abbiamo anche un problema di pesatura anche delle varie componenti all'interno dell'ISEE. Grazie avvocato, ringraziamo l'avvocato Gianfranco De Robertis, consulente legale dell'ANFAS nazionale, perché ci ha dato dei pareri, insomma, tecnici, legali, che sono importanti per cercare di capire un po' meglio il tutto.
Direttore, mi viene un dubbio, perché poi l'avvocato giustamente diceva bisogna fare questa istanza. Insomma, io mi metto sempre nei panni della persona che già vive situazioni difficili. Non tutti purtroppo hanno la possibilità di avere un legale in casa, magari che ti dà una mano, magari sono delle associazioni come la vostra, come quella dell'ANFA, tantissime che si battono in prima linea, però spesso è difficile andare lì e seguire tutto questo. Ho una mia idea, ma non è che il governo va avanti con questa e fa un'ulteriore istanza, perché prende tempo, perché lì bisogna mettere soldi, in questo modo invece blocca tutto, prende tempo, c'è la decisione ulteriore e quindi insomma nel frattempo si va avanti così. C'è questo rischio reale? Credo di no, perché penso che il governo abbia avuto già un anno di tempo per prepararsi, perché non dimentichiamoci che il TAR era espresso un anno fa e quindi il governo ha avuto un anno per valutare le ipotesi alternative rispetto a quella esistente prima della sentenza del TAR e a maggior ragione prima della sentenza del Consiglio di Stato. Ora insistere con pervicacia io direi che sarebbe cattiveria. Io mi aspetto sinceramente che il governo prenda provvedimenti rapidi per risolvere l'impasse che si è creata, perché come abbiamo sentito è una vera e propria impasse, le persone non sanno più cosa fare. I CAF, anche noi abbiamo un nostro CAF come associazione, anche noi come CAF ci troviamo a disagio con le persone, perché Giornetti, parlava prima l'avvocato delle franchigie, che vuol dire da questo punto di vista? Cioè il Consiglio di Stato ha abolito tutto, ha detto questo provvedimento va cestinato, quindi si ritorna a come era la situazione precedente, perché c'era una franchigia anche per maggiorenni, minorenni, insomma bisognava districarsi in un labirinto giuridico non facilmente comprensibile da tutti. Sì, no, come dicevamo prima, lo Stato aveva previsto quindi nel decreto una franchigia che neutralizzasse questa tipologia di redditi di natura risarcitoria. Questa franchigia, essendo collegata al reddito, dovrà essere rivista, perché dal momento che il reddito di natura risarcitoria o compensativa non andrà più inserito, dovrà essere rivista anche la franchigia che l'avrebbe neutralizzato. Il Consiglio di Stato ha anche evidenziato la non corretta disposizione della norma sulla franchigia, in quanto questa franchigia differenziava in base all'età, se uno fosse minore o maggiorenne, aumentando la franchigia per il disabile minorenne rispetto al maggiorenne, e quindi il Consiglio di Stato ha detto che anche questa forma non era corretta e quindi nel rivedere il reddito il nuovo ISE dovrà rivedere anche le franchigie collegabili. E allora vediamo Melania. Giuseppe, il signor Angelo di Treviso dice ha una disabilità del 67%, il problema dice sono appunto le prestazioni date dai comuni, ad esempio quando potrò usufruire delle agevolazioni nei trasporti, quindi le tariffe agevolate, appunto come comportarsi, dice lui, in questa fase intermedia di adeguamento dell'ISA alla sentenza, questo. Sì. Dobbiamo dire che anche i comuni, che sono uno dei più grandi enti erogatori poi sul territorio che dà queste prestazioni, sono a conoscenza della sentenza, quindi stanno anche rivedendo i periodi di presentazione delle domande, proprio per capire anche loro quale andrà. In questo caso potrà fare l'ISE per comunque nella condizione attuale, avendo una disabilità che viene considerata media, avrà il suo ISE e potrà richiedere la prestazione di cui necessita. Direttore, lei è ottimista, i tempi allora da questo punto di vista, i tempi allora saranno brevi per il chiarimento da parte del... Lei ha detto non farà istanza il governo, ma allora chiariranno in maniera definitiva questo aspetto, comunicando all'INPS e quindi poi di conseguenza arriverà a tutte le persone che hanno una disabilità, un'invalidità sul territorio? Beh, in questo caso voglio dire, noi come organizzazioni sociali, che possono essere l'AMMIL, l'ANFAS, le associazioni della disabilità, le organizzazioni sindacali, le pressioni sono già iniziate e continueranno perché il governo velocizzi l'iter delle attività che deve svolgere. Certo, poi quanto a definire i tempi, insomma, questo diventa un po' più difficile sinceramente. Ci chiede la linea in collegamento l'avvocato De Robertis, allora sempre consulente legale dell'ANFAS nazionale. Avvocato, le chiedo solo la cortesia in un minuto, perché siamo davvero in conclusione, proprio sì. Che cosa ci vuol dire? Che esiste già istituzionalmente un tavolo di monitoraggio presso sull'ISEE, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Come ANFAS chiediamo che, oltre a vedere i dati, effettivamente in quel tavolo si capisca
come immediatamente intervenire. Quindi cioè, il governo ha anche già uno strumento e un'interfaccia serio rispetto al terzo settore, ma anche all'ANCI, insomma, con cui poter immediatamente studiare ed intervenire. Speriamo. Grazie. Sui tempi, io sono sempre molto intimorito dai tempi, dei tavoli, però spero, sicuramente è un passo in avanti importante, come lei sottolineava, avvocato, speriamo che però i tempi siano rapidi, perché poi le persone non è che possono aspettare questi tempi della politica, che sono sempre lunghissimi. Abbiamo gli ultimi 30 secondi per Giornetti, un consiglio pratico a queste persone qual è? Che cosa può dire? Lei ne vede tante che arrivano alle strutture dei CAF. Assolutamente sì, e adesso il consiglio pratico è aspettare finché si può presentare la prestazione, quindi se non c'è un'imminente scadenza della prestazione, perché parliamo sempre di domande che sono accompagnate dall'ISE, quindi di aspettare qualche giorno, qualche settimana, perché sicuramente il governo ha l'attenzione, la problematica, ed è estremamente sensibile nel portare una soluzione velocemente. Quindi auspichiamo, così come ci viene detto, che si dia subito una sensazione a queste famiglie che hanno la disabilità, comunque, che sono tante, ricordiamolo, che sono diversi milioni, perché oltre il 25%, quindi parliamo di 800.000, 1 milione di persone che hanno richiesto l'ISE anche per prestazioni collegabili alla disabilità. Grazie, speriamo che il tavolo che ci sottolineava l'avvocato De Robertis davvero possa partorire qualcosa di rapido a favore delle persone che hanno disabilità e invalidità. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Gianfranco De Robertis che era in collegamento Skype, ma grazie anche ai nostri ospiti, a Sandro Giovannelli, direttore generale dell'ANMIL, e a Dino Giornetti, responsabile dell'area ISE del CAF della CISL. Melania. Dopo di noi c'è Revolution Pregate per me, la striscia quotidiana di Revolution condotta da Arianna Ciampoli, questa sera con Don Pietro Sigurani, il rettore di Sant'Eustachio a Roma, che pensate quotidianamente apre le porte della sua basilica per invitare a pranzo 100 poveri. Noi invece vi diamo appuntamento a domani, sempre in diretta, ore 19. Attente Lupo si occupa di sanità, soprattutto dopo ultimi casi di cronaca relativi a lunghe, lunghissime attese per prenotare esami, e soprattutto una campagna shock di alcuni medici napoletani e baresi in merito alla necessità di investire in sanità per la sopravvivenza, soprattutto dei malati oncologici. Altro argomento spinosissimo. Domani sera ne parleremo con degli esperti in studio. Ci vediamo domani sera, come sempre, attenti al lupo in diretta, ore 19. Grazie a tutti e buona serata.